Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi la mia top 11 dei consigli per l'asta di riparazione. Sì ragazzi, ho detto top 11 di consigli. Che cosa vuol dire? Che non troviamo all'interno di questo video giocatori da prendere. Quindi non si parla di nomi, ma si parla di teoria. Tutta la teoria per l'asta di riparazione in un unico video. 11 consigli molto utili che andiamo a vedere all'interno di questo video. Potevano essere, lo so benissimo, 11 video, ho deciso di farne uno grande, quindi mi raccomando ragazzi, supportate questo contenuto, consiglio di guardare tutto il video. Magari se avete poco tempo raddoppiate la velocità, mettete un per due perché comunque si capisce, però mi raccomando guardate tutto il video, like per supportare questo contenuto, iscrizione se non siete ancora iscritti perché è molto importante, perché solo così non vi perderete i prossimi contenuti che usciranno a tema fantacalcio su questo canale. E vi consiglio anche di attivare la campanellina delle notifiche, perché se attivate la campanellina vi arriva la notifica sul vostro telefono ogni volta che esce un video e deciderete di cliccare guardare oppure di ignorare la notifica e cancellarla senza alcun problema. Però almeno così siete aggiornati sempre in tempo reale, anche per quando sono in live. In descrizione poi ragazzi trovate il link per abbonarvi al canale e accedere a numerosissimi vantaggi, come ad esempio risposta garantita in live ai vostri dubbi di formazione, partecipazione al gruppo Telegram riservato a voi abbonati, ma anche per avere le mie fasce aggiornate degli scambi a gennaio 2024 in formato Excel. Detto questo, partiamo con il primo consiglio, e che è di non avere troppe aspettative sul calciomercato. Perché se abbiamo troppe aspettative sul calciomercato, molto probabilmente quest'anno rimarremo delusi, perché si tratterà di una sessione di calciomercato povera di colpi, povera di movimenti. Sono rare le annate importanti di calciomercato di gennaio, sono rari i colpi da 90, ogni tanto ci esce Ibrahimovic che ci arriva a gennaio come 2-3 anni fa, l'Immobile che tornò a gennaio un bel po' di stagioni fa. I giocatori che fanno la differenza generalmente non arrivano a gennaio, proprio perché questa è una finestra di riparazione per le squadre di Serie A. Non devono costruire, devono riparare qualche errore che hanno fatto, qualche situazione brutta che si ritrovano per qualche infortunio. Quindi riparare, non costruire, ed è un po' anche quello che facciamo noi al fantacalcio. Non costruiamo oggi. Oggi dobbiamo riparare, dobbiamo aggiustare quel che abbiamo. Quindi non aspettiamoci fuochi d'artificio dal calciomercato, anche perché con tutta probabilità non ci saranno, anche perché non c'è più il decreto crescita che andava in qualche modo a finanziare i colpi dall'estero, i professionisti che arrivavano in Italia. Questa cosa non ci sarà, quindi senza decreto crescita è più probabile che ci siano scambi fra squadre italiane e non acquisti dall'estero. Se cerchiamo i colpi da fare al fantacalcio, ha più senso in questo momento cercarli in Serie A, cercarli anche per noi fantallenatori tra gli svincolati e magari qualche scambio. Secondo consiglio che vi do, di sfruttare Fantalab. Ricordo, link per registrarsi gratuitamente a Fantalab in descrizione, e se vi registrate con il mio link avete anche uno sconto sulla versione premium, che non pagherete 15€ ma soli 9,99€ per un anno. Uno sconto che comunque è interessante. Se lo fate ora, Fantalab, la versione premium, vi torna utile anche per il prossimo fantacalcio. Quindi potreste fare l'asta di riparazione e la prossima asta iniziale, che comunque male sicuramente non è. Perché ragazzi, consiglio di utilizzare Fantalab? Perché per gli utenti premium è una vera e propria manna dal cielo. Su Fantalab ci sono una marea di dati utili per il fantacalcio, che ci permettono di individuare magari i giocatori che hanno overperformato e quindi andrebbero scambiati, underperformato che al contrario quindi hanno raccolto meno di quanto seminato, potrebbe cambiare il loro rendimento nella seconda parte di campionato e potrebbero essere presi ora, un po' svalutati anche. O giocatori che magari stanno facendo bene e possono continuare a far bene, perché i dati dicono che sono giocatori che meritano ciò che stanno facendo, perché effettivamente sono nella loro miglior stagione fantacalcistica. Insomma, su Fantalab per gli utenti premium ci sono degli strumenti in più che permettono di fare il salto di qualità anche alla nostra rosa del fantacalcio. Caso chiarissimo, Udenda e Lecce, che il 2 o il 3 gennaio faccio un video basandomi anche sui dati di Fantalab, dove vi dico, ragazzi, su Fantalab
Udine ha due e oltre passaggi chiave per partita. Vuol dire che sono potenziali assist. Lui non ha fatto ancora nemmeno un assist. Vuol dire che presto l'assist arriverà se è un giocatore che mantiene questi numeri. E infatti, prima partita del 2024, che cosa ci fa? Ci fa un bel assist. 7 in pagella più assist. Numeri sicuramente non scontati se non guardiamo queste statistiche. In più, per gli utenti premium di Fantalab c'è tutto il tool per l'asta, che ci permette di dominare l'asta e gestirla al meglio. Vi faccio vedere adesso anche le immagini. Ci troviamo nella schermata della gestione delle aste. Andiamo con il creare una nuova asta di riparazione. Inserite il vostro nome della lega da Leghe Fantacalcio. Andiamo a confermare il nome della lega e ci troverà la nostra lega. Selezioniamo la nostra squadra. Io seleziono la mia e Fantalab ci va a presentare a quel punto tutta la panoramica della nostra rosa e delle rose degli altri partecipanti. Come vedete ragazzi, ci sono tutte le rose, in questo momento le rose sono complete. Attraverso Fantalab potete procedere agli svincoli dei vari giocatori, selezionare a quanto svincolare, se quotazione attuale, metà della quotazione, metà del prezzo d'acquisto, io metto metà del prezzo d'acquisto perché questa è la regola della mia lega. Andiamo poi a procedere con gli svincoli, ad esempio io toglierò Bastoni Simone, toglierò Scurs, mi dice già quanto incasso giocatore per giocatore Dodò ad esempio, e vado a confermare, e come vedete in un attimo mi ha già tolto i giocatori dalla rosa. E poi procedete ad eliminare tutti i giocatori che vengono svincolati anche dagli altri partecipanti. Riuscirete a farlo letteralmente in tempo reale. Man mano che svincolano, voi potrete aggiornare questa grafica. Fatti tutti gli svincoli, avremo la situazione che Fantalab ci andrà a proporre, quindi una schermata ben divisa dove riusciamo a controllare quanti giocatori mancano ad ognuno. Ad esempio alla mia formazione mancano solo 3 difensori e 3 centrocampisti. Alla seconda andiamo a guardare che completo fino alla difesa mancano 2 centrocampisti e 3 attaccanti. Mentre al terzo vediamo già che manca un portiere. E soprattutto andiamo a monitorare quanti crediti hanno ogni persona, perché quando andiamo a fare gli svincoli ci aggiunge in automatico i crediti come abbiamo selezionato prima. Ci dice anche qui quanti giocatori mancano e ci dice anche il numero massimo di rilancio. Ad esempio, a me con 41 crediti il massimo rilancio è 36. Scendendo sotto c'è la schermata invece poi per andare ad astare i giocatori, dove si andranno a chiamare i diversi portieri. Ad esempio qualcuno vorrà chiamare Rossi, terzo portiere dell'Atalanta. In questo momento ci presenta solo 2 squadre, perché se andiamo a controllare sopra solo in 2 squadre manca il terzo portiere. Possiamo selezionare una di loro e andare a mettere il giocatore. Attenzione ragazzi, perché questo sistema di asta lo potete fare anche online con i vostri amici direttamente. In questo momento ci troviamo nella schermata da solo, quindi voi potete andare a gestire il tutto e inserire manualmente i giocatori ad ogni fantallenatore. Ad esempio vogliamo astare Amione. Anche in questo caso l'offerta è di 2, di 3 e lo vince 20 Hunter 9. Andiamo a confermare e vediamo subito che Amione è stato aggiunto alla difesa e sono stati scalati 3 crediti. Se facessimo invece l'asta online dovrete inviare il link ai vostri amici per partecipare all'asta tramite il tasto invia altri fantallenatori. Loro accederanno, ognuno potrà andare a chiamare un giocatore, non so, chiamiamo ad esempio Riccardo Rodriguez che dovrebbe essere svincolato, lo va a chiamare e come vedete ragazzi parte un bellissimo timer con Riccardo Rodriguez, la possibilità di rilanciare, rilancio in questo caso, posso rilanciare anche ad esempio D5, quando sarà scaduto il timer il giocatore verrà aggiudicato, il sistema mi chiederà prima conferma perché volendo possiamo anche riaprire l'asta, prolungarla nel caso c'è qualche problema tecnico. Si conferma l'acquisto e Rodriguez è andato direttamente nella mia rosa. Ricordo anche che potrete consultare le mie fasce aggiornate, quelle di altre creator sul Fantacalcio. Ad esempio adesso stiamo vedendo i centrocampisti dove c'è ancora un Pereira svincolato.
In terza fascia c'è un po' di nomi: Frerendrup, Ilic, Matosevic, Suslov e Torsvet. Insomma, questo vantaggio ricordo che è anche esclusivo delle versioni premium, degli abbonati premium a Fantalab, che vi consiglio. Link, mi raccomando, in descrizione. Vi consiglio di passare, almeno registratevi dal link che trovate in descrizione, e poi se volete fate la versione premium perché è anche scontata. Andiamo al terzo consiglio, che è quello di sfruttare i rumors che ci sono di calciomercato. In questo periodo siamo pieni di notizie di calciomercato, sfruttiamole anche in termini fantacalcistici. Questo è un consiglio però che vale prettamente per chi ha gli scambi o sempre aperti o comunque li apre un tot di giorni prima dell'asta di riparazione, in modo da poter sfruttare quel periodo folle di calciomercato dove sembra ci siano tantissime voci che possono cambiare e influire sulle valutazioni che facciamo al fantacalcio, perché magari con un rumors un giocatore potrebbe diventare da titolare a riserva, e quello sarebbe magari il caso un attimo negativo, quello da considerare meno, dove vogliamo andare a fare Volponi se pensiamo che non quel giocatore, quel trasferimento non si concretizzerà e quindi non ci sarà la perdita di appeal come da calciomercato. Se non si realizza, infatti, il giocatore resta in quella squadra, però il suo valore si è abbassato a livello di scambio e noi lo possiamo prendere. Nel frattempo poi non ci va più e ci troviamo un giocatore valido per il fantacalcio. Però l'esempio generale, quello che sicuramente invece si realizzerà, è che ci sono dei giocatori che magari in questo momento valgono poco perché sono dei panchinari, non riescono a esprimersi nella squadra in cui si trovano, potrebbero cambiare squadra perché c'è voce che possano cambiare squadra, e c'è anche magari un'offerta di cui siamo a conoscenza, giocatori che in quell'altra squadra possono far bene, li possiamo prendere prima che siano ufficiali, in modo che il loro valore in termini di scambio non sia troppo elevato, ma sia anzi più basso di quanto potrebbero valere più in avanti, e quindi possiamo guadagnarci un qualcosina in termini di scambio. Quarto consiglio: indirizza l'asta tramite gli scambi. Secondo consiglio per gli scambi, vi dico, è l'ultimo che troviamo all'interno di questo format di consigli teorici per l'asta di riparazione. Andiamo ad indirizzare la nostra asta tramite gli scambi, perché prima dell'asta cerchiamo di fare qualche scambio per portarci un vantaggio per l'asta. Questo vantaggio in che cosa può consistere? In due cose: o giocatori o crediti. Quindi o ci troviamo o invece siamo nella posizione opposta alla seguente. Uno dei due protagonisti, che possiamo essere noi o il nostro fantallenatore con cui andremo ad interfacciarci per scambiare, ha bisogno di crediti, l'altro invece ha bisogno di giocatori. Uno dei due ha bisogno di crediti per provare a fare una mini rivoluzione della propria rosa al fantacalcio, per provare a prendere magari il top che si trova svincolato in questa asta di riparazione, mentre l'altro fantallenatore, che possiamo essere anche noi, invece abbiamo bisogno di certezze, di giocatori titolari, di giocatori sicuri che possiamo ottenere tramite scambio. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a prenderci dei giocatori che il fantallenatore che vuole crediti tenderebbe generalmente a scambiare per farsi dei crediti. Quindi possiamo bussare alla sua porta, proporgli dei crediti e prenderci quel giocatore che per noi è un giocatore valido. Vi faccio un esempio, ragazzi, concretissimo, nel caso non sono stato abbastanza chiaro. Un paio di anni fa, nel fantacalcio classic dei fanta youtubers, mi sono trovato proprio in questa situazione. Vedevo che il profeta stava cercando di accumulare più crediti possibili, quindi io sono andato, bussato alla sua porta e, visto che guardavo la sua rosa e pensavo che andasse a svincolare Nikola Milenkovic, gli ho chiesto: Milenkovic, lo cederesti per crediti? Perché ero sicuro che lo sarebbe andato a svincolare. La sua risposta è stata sì, perché lo devo svincolare. Gli ho offerto qualche credito di più dell'incasso di Milenkovic e mi sono portato a casa Milenkovic. Questo, ragazzi, perché? Perché se Milenkovic fosse andato all'asta sarebbe stato a quel punto più pagato di quanto invece ho speso io in crediti, perché l'ho pagato 10 crediti in uno scambio, durante l'asta l'avrei pagato un 15-20 crediti. Quindi tramite uno scambio ho indirizzato l'asta, non ho fatto il colpo durante l'asta in quel caso, mentre il profeta a modo suo anche ha indirizzato l'asta, in quanto è riuscito a farsi dei crediti di più per provare a rivoluzionare la propria rosa. Quindi è questo il concetto, ragazzi,
che deve passare per indirizzare l'asta tramite scambi. Cerchiamo di ottenere un vantaggio prima dell'asta con degli scambi. Il vantaggio può essere risparmiare l'asta per un giocatore o prenderci dei crediti da spendere durante l'asta. Quinto consiglio: dimentica la gestione del budget. Tutti i discorsi fatti in estate sulla gestione del budget al fantacalcio e all'asta vanno dimenticati. L'asta di riparazione è totalmente un'altra cosa. Non facciamo quindi conti col budget a disposizione, non iniziamo a calcolare per il giocatore X spendo il 3%, per quell'altro spendo il 15%, per quell'altro spendo il 20%, perché l'asta di riparazione, ragazzi, non funziona così. All'asta di riparazione dovete anche rischiare la giocata e rischiare di fare anche un all-in su un singolo nome, mettere tutti i crediti che avete su un unico nome e prendere tutti gli altri ad un credito. Purtroppo all'asta di riparazione può succedere anche questo, perché è totalmente imprevedibile. Non si parte come l'asta iniziale da una situazione egualitaria dove tutti devono acquistare lo stesso numero di giocatori, ma no, il numero è diverso e non tutti hanno lo stesso budget, perché qualcuno ha più crediti di altri perché se li sono conservati, gli svincoli danno diversi crediti in base alle regole. Quindi la situazione non è la stessa in partenza e quindi non dobbiamo parlare sicuramente di budget. Anche perché, come dicevo, dovete anche a volte rischiare l'all-in nel caso c'è un nome importante e lo dovete prendere a tutti i costi, dovete rischiare la giocata e fare l'all-in. A rischio anche che vi rilanciano oltre, voi non potete poi a quel punto nemmeno più rilanciare. Chiaramente alle spalle dovete prepararvi una strategia solida d'asta, in modo che anche se non siete chip leader, se siete comunque tra il terzo e il quarto più ricco, dovete provare a prendervi uno dei prezzi pregiati dell'asta avendo un piano A, un piano B, un piano anche C. Sesto consiglio: dimentica le rivoluzioni. Per me è un grave errore svincolare mezza squadra all'asta di riparazione pensando di prendere tantissimi nomi dalla lista svincolati, soprattutto di rendere tutti migliori. Questo è un errore grandissimo. Errore più grande forse non c'è all'asta di riparazione, perché è una cosa che non succede mai, a meno che non sia una lega veramente inesperta. Perché un fantallenatore esperto non ti permette di acquistare tutti i prezzi pregiati dell'asta di riparazione, anche se magari sei super chip leader e svincolato mezza squadra. Ma ti è presente, se svincolato mezza squadra vuol dire che devi prendere 12-13 giocatori. E quindi a quel punto i tuoi avversari, se sono furbi e intelligenti, tenderanno a farti pagare tantissimo i primi colpi importanti e non potrai farne tanti durante l'asta e dovrai accontentarti magari di due colpi importanti, quando invece nei tuoi calcoli ne avevi fatti 5 o 6, andandoti a rovinare anche in parte la squadra. E non riuscendo a prendere tutti i profili che avevi pensato, andrai su profili di secondo piano che potrebbero anche essere peggiori di quelli che hai svincolato. Settimo errore: l'asta di riparazione può richiedere anche una strategia estrema. Che cosa vuol dire estrema? Che se non siamo nella situazione di chip leader, che è una considerazione, una situazione particolare che va considerata a parte, devi avere il coraggio di rischiare la giocata, ovviamente parlo di essere comunque tra i più ricchi dell'asta, e provare a prendere uno dei giocatori migliori, dei prezzi pregiati di quest'asta di riparazione, soprattutto. Esempio chiaro, banale, che deve essere chiaro a tutti: se vogliamo i centrocampisti, gli attaccanti forti, non dobbiamo spendere in difesa. Non perdiamo crediti in difesa, perché difensori buoni a uno ce ne sono tanti. Anzi, la strategia estrema da non chip leader, ma comunque da fantallenatore che ha diversi crediti da poter investire, quindi non siamo nemmeno i più poveri, prevede che tra centrocampo e attacco bisogna provare a far fuori i nostri avversari più ricchi dall'eventuale lotta ai top player, ad esempio d'attacco. Parlando, ragazzi, in termini concreti, facendo anche un esempio più pratico per capire la situazione, fate caso che noi siamo interessati ad un attaccante forte. C'è però anche un centrocampista forte che viene battuto all'asta. Questo centrocampista forte sta andando sotto prezzo e se lo sta giudicando il chip leader, che a quel punto, prendendosi quel giocatore sotto prezzo, riesce ancora ad essere chip leader e va da chip leader ancora una volta avanti in attacco.
Noi questa situazione la dobbiamo impedire. Se vuole il centrocampista, lo deve pagare il giusto. Altrimenti, se va male, ce lo prendiamo noi. Anche a costo di non riuscire a prendere l'attaccante che magari desideravamo e andare su una seconda scelta. Però considerate che è meglio che acquistiamo noi un giocatore forte e valido sotto prezzo e non il chip leader o comunque un altro nostro avversario che ha tanti crediti, perché un avversario con tanti crediti tra i chip leader dell'asta che ci prende un centrocampista valido sotto prezzo è molto probabile che poi riesca anche a prendere un attaccante valido. Questa cosa noi la dobbiamo assolutamente evitare. Se vuole il centrocampista valido lo deve pagare e magari lo riusciamo anche a spodestare da quella sua situazione di ricchezza. E di conseguenza, se lui finisce i crediti o comunque ne consuma tanti, perde il fascino, il potere del chip leader, noi potremmo avere più opportunità di riuscire a prenderci un attaccante ancora migliore di quello che desideravamo. Ottavo consiglio: se sei tra i più poveri invece, tieni il basso profilo. Profilo basso, non sogniamo ragazzi, non sogniamo perché le occasioni sì, ci sono, però bisogna vedere dove ci sono. Non possiamo sognare, ambire grandi nomi, grandi top d'attacco che sicuramente non riusciremo ad ottenere, perché se uno dei più poveri riesce all'asta di riparazione ad ottenere un top d'attacco dell'asta di riparazione, vuol dire che non si tratta di una lega super esperta e soprattutto che tutti i chip leader hanno commesso degli evidenti e chiarissimi errori. Quindi che cosa deve fare in una lega equilibrata ed è anche esperta un fantallenatore che non ha tanti crediti per l'asta di riparazione? Deve tenere il profilo basso, quindi non sognare, andiamo comunque duri sui giocatori da stare, desideriamoli, puntiamo quelli che vogliamo e cerchiamo di prenderli. Facciamo molta attenzione però ragazzi a non regalare nulla, non iniziamo a fare quelle strategie di conservazione dei crediti, non ne abbiamo molti ragazzi, quel che abbiamo spendiamolo, quel che abbiamo proviamo a spenderlo o gli altri devono spendere e poi ci troviamo in una posizione quasi di equilibrio in attacco. Ma di solito questo non succede quasi mai perché i prezzi generalmente in difesa e centrocampo sono veramente bassi e soprattutto in difesa la differenza fra un top dell'asta e un giocatore a uno, quindi un semplice titolare, consiste in veramente una manciata di crediti a prescindere dal budget. E molto frequente ad esempio vedere il top di difesa dell'asta di riparazione pagato 10 crediti mentre il semplice titolare 1-2 crediti, quindi capite bene che una differenza di 8 crediti per un fantallenatore che ha pochi crediti può essere importante, però a livello di giocatore è una differenza netta, perché quello di 8 crediti magari è un giocatore validissimo, quello di un credito è un giocatore che non metteremo mai perché prende una valanga di 5,5. Quindi il mio consiglio generale è quello di contrastare e anticipare i vostri avversari. Li contrastiamo astando i giocatori, facendoli ripagare se li vogliono, anticipare perché con tutta probabilità ci saranno tante occasioni, perché tutti aspetteranno gli attaccanti. Tra difesa e centrocampo ci sono le occasioni, ricordatevelo. Nono consiglio, ragionate più sull'11 titolare che sul resto della vostra squadra. Infatti in estate abbiamo ragionato sulla squadra, abbiamo composto una rosa da 25 giocatori, adesso la situazione è totalmente diversa, perché la nostra squadra ha un equilibrio, la Serie A ha un equilibrio, le squadre di Serie A hanno un equilibrio, tutti conosciamo le nostre lacune, le squadre di Serie A conoscono le loro, interverranno, noi però dobbiamo intervenire all'asta di riparazione sulle nostre lacune e dobbiamo provare a colmarle. Quindi svincoliamo le scommesse perse, svincoliamo le delusioni, andiamo a rimpiazzare questi giocatori. Vi serve un giocatore importante per il vostro 11 titolare? Vi serve un centrocampista importante? Puntiamo con decisione il centrocampista, facciamo tanto i conti con la nostra rosa. Su cosa ha bisogno la nostra squadra? La nostra squadra ha bisogno di panchinari validi che prendano sempre il voto, perché abbiamo rischiato tante volte di giocare in 10. Interveniamo prendendo dei titolarissimi. Decimo consiglio: non sottovalutare l'asta di riparazione. Spesso infatti si parla di non sopravvalutare l'asta di riparazione, perché non si possono fare tantissime cose, però c'è anche chi la sottovaluta ragazzi. Chi dice l'asta di riparazione non è importante, io quasi non la faccio, non faccio niente perché la mia squadra è ultra competitiva. Questo ragazzi è un grande errore, perché innanzitutto si sopravvaluta la propria squadra. Ho visto fantallenatori che perdono il fantacalcio perché non fanno l'asta di riparazione, perché regalano i giocatori validi agli altri, perché se non fai l'asta di riparazione
gli altri si prendono tutto, si migliorano e tu invece non ti migliori. E anche tu, un minimo, devi migliorarti all'asta di riparazione, non commettere l'errore di sopravvalutare la tua rosa. Un minimo si può migliorare tutti, o anche se non hai un granché da fare, dai fastidio agli altri e gli rubi i giocatori. Non lasciare nulla agli avversari, nemmeno le briciole. Ultimo consiglio, attenzione alle esche, ragazzi. Le esche dell'asta di riparazione possono nascondersi ovunque, anche nei nuovi acquisti che potrebbero far bene nelle prossime settimane. Un nome, Sergio Oliveira, di 2 stagioni fa, arriva a genaio alla Roma, fa 2 gol in 2 partite, lo strapaghiamo alle aste di riparazione, finite le aste di riparazione, non fa assolutamente nulla. Io cercherò anche con questo canale di darvi una mano, di darvi i migliori consigli, però mi raccomando ragazzi, attenzione, non facciamoci ingannare dalle prestazioni di gennaio. Ne abbiamo parlato anche in qualche altro video di qualche giocatore che a gennaio potrebbe fare molto bene, come nel video delle fasce, dove vi ho detto, manca Lookman, ci sarà De Ketelaere che potrà giocare tanto in questo mese di gennaio. Quindi ci sono tanti nomi che potrebbero far bene a gennaio e che potrebbero essere delle esche per l'asta di riparazione. Andranno ben valutati, come detto. Vi invito a seguirmi perché sicuramente proverò a darvi una mano e a rispondere alle domande. I giocatori vanno presi, vanno puntati all'asta di riparazione e soprattutto... quanto vanno puntati, quanto vanno voluti, quanto possiamo andare a spendere, tanto o poco, perché sicuramente, come sapete, non possiamo parlare di budget, lo abbiamo detto all'interno di questo video, per l'asta di riparazione. Detto questo ragazzi, per oggi è tutto, questa era la mia top 11 di consigli per l'asta di riparazione, spero che il video vi sia piaciuto, se non siete iscritti mi raccomando iscrizione, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!